lavoro, 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 pescatori, commercianti, artigiani, gente che non ha visto la cassa integrazione, lavoro. Lavoro che vuol dire infrastrutture, vuol dire difendere la pesca e l'agricoltura siciliana in Europa e vuol dire concludere le grandi opere, vuol dire viaggiare fra Palermo e Catania, vuol dire che all'Italia non può chiedere centinaia di euro per arrivare in Sicilia e lavoro vuol dire anche il ponte che unisca Sicilia, Calabria al resto d'Europa. Abbiamo scelto l'assessorato alla cultura per aprire i musei chiusi, per tagliare la burocrazia che sta rallentando tante opere pubbliche, per creare lavoro anche qua. Ripeto, mentre a Roma qualcuno sceglie le passerelle coi VIP, io preferisco i pescatori e gli artigiani siciliani perché qua c'è da dare lavoro. Mi occupo di lavoro e di lotta alla mafia, non di poesia. Soprattutto queste, adesso vado a parlare con i pescatori e poi facciamo il punto con la nostra europarlamentare, quote tonno, quote spada, limiti delle acque territoriali, concorrenza sleale di paesi come la Tunisia, il Marocco, la Turchia. Non è possibile che per alcune normative sia più pericoloso pescare un tonno che non spacciare droga. E quindi siamo qua a risolvere alcuni problemi. Non ci sono meridionali o settentrionali, c'è la Sicilia, c'è la Lombardia, c'è l'Italia e c'è il lavoro da mettere al centro. A Bagheria come a Bergamo, perché il virus ha portato problemi ovunque e cerchiamo dalla cassa integrazione ai soldi delle imprese di dare una mano ovunque.